ragazze, eccomi con il nuovo video del lunedì. Allora, come ben sapete, ogni lunedì c'è il video tutorial. Lo ripeto magari per le nuove iscritte. E oggi volevo fare un video che vi avevo chiesto in un vecchio video. Quante volte ho detto video? 65.000 volte. In un vecchio video avevo chiesto se vi interessava vedere un piccolo video tips su come faccio le labbra, rendo le labbra più carnose. In realtà è una cosa molto molto semplice, non è assolutamente difficile da fare, però in tante mi avete detto che volevate vederlo, quindi eccomi qui. Che in tante, cioè c'è stata un po' di gente che, diciamo c'è un po' di gente che suppone che io abbia rifatto le labbra. In realtà no, queste sono le mie labbra naturali, non che ci sia qualcosa di male, anzi io non ci vedo niente di male, e se avessi ricorso alla chirurgia estetica lo direi tranquillamente, non c'è nulla da vergognarsi, anzi, ma no. In questo caso, quando voglio realizzare e dare l'effetto di labbra più carnose, utilizzo questo piccolo trucchetto, che è una cosa molto molto semplice, niente di particolare, quindi ve la faccio vedere. Allora, io realizzo solitamente questa tecnica con la pastello della Neve Cosmetics Cappuccino, che la trovo assolutamente perfetta per questa tecnica, ma ho girato ovunque e non la trovo, sto impazzendo e penso che impazzirò se non la trovo, perché la uso spesso per questa cosa. Io ultimamente non so perché sto perdendo tutto, non ritrovo le cose, per cui utilizzerò la matita Collister numero 8 di questo kit del rossetto Art Design, che sono i nuovi rossetti Collister, che vi parlerò presto perché li sto testando tutti, cioè sto testando una colorazione al giorno per vedere la loro durata, se è uguale per ogni colorazione. Allora, quindi parto subito col tutorial, appunto vado ad utilizzare questa matita qua. Allora, queste sono le labbra senza l'effetto, appunto col trucco. Lo faccio solo da una parte in modo tale che possiate vedere la differenza. Allora, già così potete vedere la differenza di come questa parte sia molto più carnosa, avendo comunque un effetto molto naturale. Non sono uscita tanto dai bordi, ma sono rimasta proprio sul mio bordo. Continuo anche per l'altra parte. Una volta contornate le labbra, andiamo a riempire l'interno. Mi raccomando, non uscite più fuori di così, altrimenti l'effetto è veramente innaturale. Ok. Una volta fatto questo, vado a utilizzare Moon di Mulac. Sopra di Mu, che come potete vedere si nota un po' il distacco della matita, vado ad applicare il rossetto Art Design della Collister, che è il numero 2, il numero nude. E questo è l'effetto. Potete poi successivamente, se sbavate, andare a rifinire i contorni. Con un dischettino vado a rimuovere il prodotto in eccesso, in questo modo, e questo è il risultato finale. E niente ragazze, questo era il video velocissimo di oggi.
appunto un video super tips dove vi facevo vedere come vado a realizzare le labbra più carnose. Un piccolo consiglio che voglio darvi è di non utilizzare mai una matita per contornare le labbra molto più scura del rossetto, perché davvero avete un effetto bruttissimo, come si usava davvero tantissimi anni fa, è davvero bruttissimo. Mi capita ancora tuttora di vedere la matita marrone, ma marrone scuro, e il rossetto nude, è una cosa orrenda. E niente ragazzi, questo è quello che faccio io per avere le labbra più carnose. Io spero che questo video velocissimo vi sia piaciuto, fatemi sapere i vostri piccoli trucchetti per realizzare le labbra carnose, e ci vediamo mercoledì con la nuova video review. Ciao! Ok, ci siamo trovate la metà della nostra linea, che va appunto dalla parte interna della nostra V fino all'inizio della porta, e in questo punto